finalmente è arrivata l'ora di chiudere PC2. Dopo quasi 50 anni di servizio, questa centrale è stata finalmente spenta. Noi abbiamo detto finisce l'attività. Allora, in questi giorni, nei giorni scorsi, è stata già ultimata, diciamo, l'attività geotermica. Noi stasera abbiamo voluto dare così un po' di enfasi, anche simbolicamente fare finta, diciamo, che questa centrale si spengesse stasera. Oggi abbiamo fatto alla centrale di PC5 la manifestazione centrale aperte, una visita guidata agli impianti. Stasera abbiamo dato valore invece alla chiusura di questa centrale. Era importante spengerla e farla terminare, perché intanto è la più vicina al paese, poi è a scarico libero, non ha filtri, non ha nessun, diciamo, abbattimento delle emissioni, pesca dal bacino superficiale, che è quello più ricco di gas, però è stata tenuta in vita fino ad oggi, perché da qui partiva il calore per l'attività industriale, l'attività di Flora Amiata. Oggi abbiamo fatto finalmente e abbiamo costruito, grazie a Enel, che poi lo cederà il Comune, una nuova infrastruttura che porterà calore a Casa del Corto, e quindi abbiamo potuto finalmente cessare l'attività di questa centrale. Rimane ovviamente l'impatto ambientale, rimane un pezzo di archeologia industriale, ormai un impatto molto grosso, anche perché è vicino al paese, però insomma, credo che la soddisfazione di tutti sia quella di aver finalmente tolto le emissioni maleodoranti e anche, diciamo, inquinanti che danneggiavano la qualità della vita di noi che abitiamo a Piancastagnaio, e anche davano, diciamo, sicuramente molto disagio a chi veniva così per motivi turistici o per altri motivi a trovarci a Piancastagnaio. Allora, ciao a tutti, noi siamo Materia Viva Performance e veniamo da Roma.